Buongiorno, benvenuti a tutti. Da principio insomma rivolgo il mio grazie agli organizzatori che hanno pensato a me e sono onorato insomma, di poter introdurre il professore Alessandro Somma, professore di diritto comparato all'Università di Ferrara, giornalista e giurista, esattamente quella figura che purtroppo oggi dicevamo poc'anzi, che tra poco a causa insomma, della bassa fortuna in cui è caduta la cultura giuridica e quello che si è portato secoli di evoluzione, si è portata dietro la cultura giuridica nel corso di secoli di evoluzione in termini di strumento anche emancipativo del popolo, delle persone e delle possibilità di realizzazione di individui. Quindi oggi parliamo di diritto, in gran parte parleremo di diritto sotto una prospettiva che è quella che è stata intelligentemente messa in luce dal titolo, no, di questo incontro. Testualmente fa l'ordoliberismo, origine della dottrina politica e sviluppo dell'assetto giuridico nella realizzazione dell'Unione Europea. Cioè quello che faremo oggi, che come professore oggi affronteremo, è un percorso che mette in connessione stretta e non scontata una realizzazione giuridico-istituzionale, che è quella nella quale vuoi o non vuoi si configura anche l'assetto di governo dell'Unione Europea, con i presupposti politici a cui essa fa carico. Non è scontato perché evidentemente subordina appunto l'esistenza di una determinata struttura di governo a dei fini politici, un'elaborazione che in quanto tale è sindacabile, opinabile, esposta al confronto, alla debolezza, al cambiamento, alla storia, alle forze politiche e sociali che la determinano. Ed è da essa che poi discende la concreta elaborazione, la concreta esistenza di delle strutture con le quali poi si esercita il potere all'interno di una società. Sull'ordoliberismo parlerà abbondantemente il professore, che ha dedicato gran parte appunto dell'elaborazione scientifica nel corso della sua attività professionale a questi temi. Io mi volevo soltanto prendere, come dire, l'agio di dire due paroline sul fenomeno giuridico, per l'appunto, quello che dall'ordoliberismo è conseguito nello specifico caso concreto della storia politica dell'Unione Europea. Essenzialmente volevo porre un tema problematizzando: che cos'è il fenomeno giuridico? È chiaramente una domanda vasta, però insomma già attingendo all'elaborazione che se ne faceva nel mondo romano la possiamo individuare come un'esperienza umana con la quale si definiscono quell'apparato di regole, no? e di definizioni con le quali noi definiamo le relazioni dello stare insieme all'interno della società. Sono diverse, no? le tipologie di regole appunto che poi vanno a definire un determinato fenomeno giuridico collocato all'interno di una specifica società di un momento storico. Possiamo pensare ai contratti sono delle regole. L'articolo 1321, no, del codice civile stabilisce che il contratto ha forza, come il titolo inerente al codice civile sui contratti, stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, quindi equipara tutti gli effetti l'assetto normativo che individuano delle parti tra di loro a quella che è la forza della legge, funzionalmente equiparando da un concetto all'altro e riconducendo il tutto all'interno di un cielo normativo. E però già questa espressione è molto chiara, perché appunto nel dare una definizione pone una similitudine, assomma, no? Cioè, o meglio, identifica, accomuna, equipara le regole che si stabiliscono tra dei privati con le regole che sono poste all'interno di una struttura di potere che provengono da delle istituzioni che pongono appunto delle leggi. In questo tipo di dialogo, insomma, fra la dimensione interprivatistica, fra due soggetti, fra due o più soggetti che stabiliscono un negozio, un contratto, e la dimensione invece pubblicistica, no? Di una legge che dall'alto dispone quali sono i connotati di base, i perimetri all'interno dei quali si sviluppa l'azione individui, delle persone che condividono lo stesso contesto sociale, e qui che si sviluppa, diciamo già in termini di immagine, no? In maniera evidente, una bipartizione del fenomeno giuridico, quella che intercorre fra il diritto privato e il diritto pubblico. Da un lato c'è il diritto privato, con la sua dimensione interprivatistica, per l'appunto, con la sua dimensione paritaria, con la sua dimensione di piena, no? Almeno nelle sue elaborazioni astratte, piena valorizzazione delle libertà negoziali del soggetto, e dall'altro c'è il diritto pubblico, il diritto che è espressione di un potere, appunto, che è espressione di istituzioni preposte a definire vincolativamente per tutti determinati poteri.
Su questa ripartizione, che ha matrice ottocentesca, che si è sviluppata nel corso del tempo e chiaramente ha acquisito complessità di volta in volta variabili, è proprio la serie in questo momento per affrontare, ma insomma è una distinzione importante perché è dirimente, no? In termini concettuali, anche per descrivere quello che sta accadendo oggi. Ogni qualvolta, per esempio, si parla di debito pubblico, si fa riferimento a, quindi alla sfera pubblicistica dell'esperienza giuridica, quindi non si direbbe debito pubblico. E però è una strana contraddizione, come evidenziava Vito Rops, giusto appunto ieri sera, quando evidenziava che se si tratta di debito pubblico si parla di debito, se si parla invece di debito privato si parla di credito al consumo. Il fenomeno da un punto di vista patrimoniale è lo stesso, è pur sempre un rapporto di debito-credito fra due soggetti, ha di per sé appunto una dimensione privatistica, negoziale, in senso lato assimilabile nell'uno e nell'altro caso, però nell'un caso si fa ricorso al punto di vista del debitore, nel caso del diritto pubblico e del debito pubblico, nell'altro caso si fa invece diritto al punto di vista, si fa ricorso dal punto di vista del creditore. Credo che questo tipo, diciamo, di ideologica scontata, mai discussa, identificazione, no? Nell'un caso e nell'altro, a seconda del punto di vista, risponda a delle finalità implicite, all'egemonia ideologica di certi concetti, che tradisce, appunto, sempre qua alla fine commentava Vito Lopes, l'ignoranza che abbiamo su questi concetti e l'esercizio di un potere di fatto da parte di soggetti che a questo tipo di impostazione sono interessati. Perché? Perché tra diritto privato e diritto pubblico c'è una sostanziale differenza. Dice Pietro Barcellona, che è un fine proprio del diritto, di stampo, e questi temi ce li ha a cuore, scrive: lo Stato di diritto si costituisce sul principio dell'eguaglianza formale e sulla netta distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. Il sistema giusprivatistico che esso esprime è solo una confezione di mezzi disponibili ai privati. È un sistema del tutto, dice Barcellona, ateleologico, cioè senza scopo. Telos in greco vuol dire scopo. Nessuno scopo è imposto ai privati, ai quali vengono solo predisposti meccanismi astratti attraverso cui perseguire le proprie finalità, che rimangono estranee al giuridico. Abbiamo il contratto di compravendita, uno la casa se la può comprare per viverla oppure per farne una casa chiusa, magari ci sono altre finalità di ordine pubblico che possono intervenire, ma insomma, di base, ciascuno può fare quel che gli pare nello stipulare un contratto di compravendita. I fini sono estranei, l'importante è che ci sia una causa sottostante e che quel contratto venga concluso. Nella mancanza di scopi del diritto privato moderno, vi è iscritto il mercato, conclude Barcellona, ma nel mercato vi è iscritta la diseguaglianza materiale che spinge l'uno a contrattare con l'altro. Insomma, il concetto è: prima ancora che gli scopi, al di là di quelli che poi magari possono essere evitati, ma prima ancora che gli scopi, ciò che costituisce presupposto ineliminabile della dimensione negoziale interprivatistica è la diseguaglianza materiale, che è il presupposto ontologico per il quale contrattiamo. Se non ci fosse in capo a qualcun altro, nella sfera giuridica di qualcun altro, del nostro interlocutore, un bene di cui noi abbiamo bisogno e che non abbiamo, che qualifica una diseguaglianza materiale, se non ci fosse quella divergenza, non ci sarebbe nemmeno, come dire, la stessa configurabilità della sfera negoziale, della libertà giuridico-patrimoniale. Ed è questa l'essenza della libertà negoziale, con quello che si porta dietro in termini di costruzione quotidiana dei nostri rapporti su basi consensuali, spesso rimettendo a questa sfera gran parte della realizzazione dei nostri scopi, dei nostri orizzonti, dei nostri bisogni. È un versante questo dell'esperienza giuridica. È un versante che ci coinvolge nell'intimo delle nostre esperienze private, ma è soltanto appunto un versante ed è strettamente connaturata a queste diseguaglianze materiali. Quando mi sono trovato a leggere appunto questa espressione, la connaturalità appunto delle diseguaglianze materiali al diritto privato e alla libertà negoziale, mi sono detto: beh, l'articolo 3,2 della nostra Costituzione alle diseguaglianze attribuisce un certo rilievo di carattere molto diverso. Prende a riferimento le diseguaglianze materiali per dire che la Repubblica, intesa come soggetto di diritto pubblico per l'appunto, ha lo scopo e il dovere e l'obbligo per l'appunto giuridicamente sanzionato, costituzionalmente sanzionato, muovere le diseguaglianze materiali. Lo ricordiamo tutti anche perché è uno dei capolavori giuridici, almeno dal punto di vista letterario, più importante della tradizione giuridica moderna, scritto da un socialista, Levi Strauss.
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Come? Che limitando il compito, quindi come dire, c'è un onere di perseguirlo, una finalità adesso subordinata. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi, a fronte dell'assenza di scopi del diritto privato, il diritto pubblico gli scopi ce li ha e come? E li deve perseguire. Qualora intenda rispondere ai presupposti di legittimità del potere per come sanzionati dal nostro testo normativo fondativo. Ora, che dire? Cosa è successo negli ultimi anni? Basti ricordare appunto quel passaggio poc'anzi di Lopes. Cosa è successo? Che questa virtuosa coesistenza di diritto privato e diritto pubblico, l'uno disinteressato agli scopi e fondato sulle diseguaglianze materiali, l'altro fondato su scopi e legato al superamento delle diseguaglianze materiali, questa virtuosa coesistenza che anche per qualche decennio ha ottenuto risultati nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, si è rotta. La coesistenza si è rotta, c'è stato uno sconfinamento del diritto privato all'interno del diritto pubblico, e quello che chiamiamo debito pubblico in realtà facciamo di tutto per qualificarlo come un debito privato, esposto agli aspetti più deteriori del diritto privato, cioè per esempio l'esposizione al fallimento. Nonostante lo Stato sia una ragione d'essere come grande invenzione teorico-politica dell'Occidente, proprio la sua idealità, sono quattro secoli che lo Stato, come dire, egemonizza prima dell'esperienza europea che rappresenta un unicum a livello mondiale, sono quattro secoli che lo Stato ha costruito l'essenza dell'esperienza giuridica occidentale, con tutti i risultati che peraltro è anche stato in grado di ottenere. Rompere questo, la coesistenza di questi due versanti dell'esperienza giuridica e subordinare l'esperienza del diritto pubblico a quella del diritto privato ci porta a quello che vediamo oggi, un pubblico impiego che è sempre più privatizzato, lo smantellamento degli enti pubblici sostituiti da soggetti di diritto privato, il debito pubblico, con tutto quello che si porta dietro in termini di struttura portante di un assetto di governance deteriore rispetto alla causa dell'eguaglianza. Ora, la domanda con la quale chiudo e lascio la parola al professore, che io credo si imponga rispetto a tutto questo, guardando il sottotitolo di questo nostro ciclo di seminari, sottosopra, seminari e strumenti per ripensare il presente e immaginare il futuro. Bene, questa idiosincrasia nei confronti degli scopi, attenzione, questa, come dire, la del rilievo, appunto, lo sconfinamento che ha avuto il diritto privato è fondato anche teoricamente. Bruno Leoni, di cui oggi noi parliamo, perché è il soggetto a cui è intitolato l'ente che ha posto l'Istituto Bruno Leoni, che ha sovvenzionato la proiezione di questi contatori del debito pubblico in stazione. Bruno Leoni, von Hayek, che sono teorici che hanno messo per iscritto l'idiosincrasia nei confronti degli scopi, hanno ritenuto che il diritto privato fosse davvero probabilmente la città delle meraviglie, nel senso, nella misura in cui, negando ogni forma di indirizzamento delle finalità degli individui verso scopi collettivi, proprio in ciò stesse la più alta forma di realizzazione dell'individuo. Il diritto privato, nella sua valorizzazione delle capacità negoziali di ciascuno, in quanto tale si poneva come superiore, come dotato di una carica quasi naturalizzante, no? Ontologicamente preferibile rispetto al diritto pubblico, che è invece esposto all'arbitrio violento e insindacabile del potere costituito. Bisognava superare questo arbitrio, bisognava affermare questa superiorità del diritto naturale e del diritto dunque privato. La domanda che mi pongo rispetto a questo sottotitolo è: ma possiamo con tutta onestà dire che questo sconfinamento del diritto privato, così caricato, oberato di finalità di carattere ideologico, possiamo onestamente dire che ci stia dando un presente pensato correttamente e ci stia consentendo di immaginare un futuro colmo di fiducia? Io ho l'impressione che il contesto, appunto, che ci è stato dato è viziato nell'analisi e aggravato di sfiducia, di cinismo e di angosce generalizzate per quanto riguarda il futuro. Probabilmente, in qualche modo, fornendo in questo una risposta empirica alle ideologie dei teorici di questo nostro mondo fondato su teoria neoliberale. E per parlare del neoliberalismo e delle conseguenze che ha avuto nell'elaborazione giuridica nella quale ci troviamo oggi in
inseriti. Lascio la parola al professore Alessandro Somma, che ci farà una lezione. Grazie.